appello c'è anche Felline, Fabio Felline. Ecco qua, Barbin, Felline, Orico. Ragazzi che sicuramente erano attesi a questa prima tappa sul collo di pasta, mentre davanti continua l'azione del danese nazionale della Danimarca, Stinsel, Nikolaj Stinsel. Eccolo, è al comando a una manciata di metri, ma alle spalle grande lavoro di Felline, di Barbin, di Marcolin, Nosotti, poi ancora Orrico, Pugnat. E mentre ora si sta agganciando il drappello a il fuggitivo, a Stinsel, nazionale Danimarca, sono i 9 al comando, 9 uomini con una manciata di secondi su un drappello. Eccoli, stanno proiettandosi verso il traguardo, un traguardo ambito, quello della prima tappa, che vede la carovana appunto a portarsi in zona arrivo, ultimo chilometro, il drappello, c'è uno strappetto, proprio su questo strappetto è Colin Valzac che se ne va, mentre la telecamera mobile ci propone lo spettacolare arrivo. Ecco il momento del traguardo, dove è atteso l'arrivo di Valzac, e Colin Valzac ha guadagnato alcuni metri, Felline alle spalle con Barbin, testa a testa, ma Barbin non ce la fa, Felline secondo, Valzac, Felline, Barbin allo studio tappa tra breve con ospiti importanti. Ecco che la telecamera ci propone questo arrivo, la vittoria di questo ragazzo straniero, lo studio tappa con protagonisti, con l'assessore allo sport e poi ancora altri protagonisti di questa giornata. Ha vinto dunque Colin Valzac davanti a Felline, a Barbin del team Fratelli Giorgi in presa di poi Marcolin e Nosotti in quinta posizione. Studio tappa. Costa di Mezzate e Zandobbio, con noi l'assessore allo sport Martinelli. Un assessorato vicino a una gara internazionale come la Tre Giorni Orobica. Avete ospitato questo primo arrivo di tappa. Per noi è la prima esperienza di questo tipo, siamo onorati, siamo felici di aver avuto questa opportunità, ringraziamo l'organizzazione che si è manifestata all'altezza, organizzando tutto, e quindi niente, come paese siamo felici di aver ospitato la manifestazione e nient'altro. Patrizio Lussana, un podio degno dell'internazionalità? Sicuramente, il podio è dei migliori, la salita del Colle dei Pasta inserita a 10 dall'arrivo ha dato in là questo gruppetto dove i migliori sono rimasti tutti lì davanti, quindi poi ha vinto il migliore dei 7-8 che erano in fuga. Felline, secondo, un piazzamento ma tra i favoriti di questa Tre Giorni Orobica. Sì, un buon piazzamento. Sicuramente siamo venuti qua per far bene anche in classifica generale, ci saranno altre possibilità e speriamo di essere all'altezza e magari di cogliere anche un risultato migliore. Ecco. Valzac primo all'arrivo, maglia Nava Adriano, maglia oro, maglia di leader. Meglio di così non poteva andare, penso. E spero di continuare magari a indossare la maglia fino all'ultima tappa, sarebbe un sogno che si realizza. Presidente Torri, è partita col botto, ha corso Bagnata, corsa Fortunata e oggi una giornata splendida. Beh, rispetto a ieri c'è da leccarsi i baffi, comunque una gara veramente entusiasmante, quando sembrava che ormai i giochi erano fatti, il Colle dei Pasti evidentemente ha rimescolato le carte e sono arrivati i migliori. Complimenti veramente a Valzac, complimenti a tutti quelli che hanno indossato le maglie il primo giorno. Speriamo che si continui veramente col bel tempo e con queste grandi prestazioni degli atleti.